Ciao ragazzi, qui è Raffaele e bentornati in un nuovo video. In questo video vi farò vedere il villaggio forte di Clash of Clans. Perché sì, questo è il forte. Vi faccio vedere, vi faccio un piccolo tour. Allora, miniera di gemme livello 4. Poi, multimortaio livello 1 è molto forte. Petardi livello 2. Doppio cannone livello 4. Doppio cannone livello 2. Torre della cera al 3. Cannoni al 3. Tesla al 2. Spacca tutto all'1. Spacca tutto, quanto bello. L'accampamento livello 0. Perché non ha il livello. Torre dell'orologio livello 4. Che ho appena finito di usare. Perché l'ho usata off camera. Allora, qui piano piano. Devo aspettare. Andiamo nel villaggio normale. Andiamo a vedere come se la passano i villaggi. I villaggeri qui. Togliete su tutte ste robe che a me lo sapete che non piacciono. E io sapete che sto facendo la disinfestazione di queste robe. Non ne voglio neanche uno nel mio villaggio. Nel villaggio non ne voglio neanche uno. Nel mentre sto rompendo una cassa gemme. Cassa gemme. E 25 gemme subito. Iniziamo bene con 25 gemme. Perché in ogni cassa ci sono 25 gemme. In ogni cassa. Tu non corri? Cos'è, vuoi stare lì a spaticato? Era in acqua di te sotto a parlarci? Sì. Ma tu sei scemo. Ovvio. Ci spostiamo. Bene, andiamo all'attacco. Ho messo molti sgherri e 20 e anche molti lobi, molti stregoni, due guaitrici, due pozioni di fulmine al 3, più ben che mai, più ben che mai. Ci stiamo spostando, andiamo al campo di un amico, dai. Sto facendo un video. Ricky è suo fratello. Certo. Ho indovinato, sono forte. Lo sanno tutti questo. Allora, messo male però no. Attacco questi più deboli. Io attacco quelli più deboli. Più debole. Raffa, adesso noi ceniamo, sai. Va bene, vado al mio camper. Anch'io, diglielo. Anch'io ceno. Dai, dopo ci vediamo. Certo. Cavolo. Non posso stare da nessuna parte. Però per fortuna dal mio campo posso stare. Tanto da me non c'è. Tanto adesso da me non ci sei. Non si c'era. Cavolo, questo scarsino. Però no, non me la sento. Dai. Di più, di meno. Adesso prima di di più adesso dove di meno. Cavolo, perfetto cavolo. Qua distruggiamo tutto con qua. Sì, io di pure adesso distruggiamo questa. Tec la bellissima. Tec. Quanti sgherri e quanta roba! Passaggiamo un po'. Se non metto sono arrivato al mio camper. E voi ci curate? Non stai curando niente, curate! Ma non lui! Ma non solo lui! Anche gli altri hanno bisogno di curi qua! Qua ci sono delle persone che hanno bisogno di cure! Cure mediche.
Dai, neutralizzate quella torre. Ok. Oh, venga, vai. No, 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 no. Sei arrivato, Raffaele? Cazzo, ti mi conoscono. Guarda anche un po' avanti. Ok. Municipio distrutto, ho vinto. Anche se non faccio 100% ho vinto, perché basta fare almeno una stella, basta fare per vincere, basta almeno fare una stella. Se non avete questo gioco, installatevelo, veramente bellissimo. Tu puoi avere, poi quando avrai il municipio a livello, quando avrai il municipio a livello 4, puoi sbloccare il villaggio del costruttore. Avete presente il villaggio da cui ho iniziato? Ecco, quello è il villaggio del costruttore. Questo qui dove sto attaccando adesso invece è il villaggio normale. Il cannone deve essere distrutto, il cannone deve essere distrutto entro mezzanotte. Grazie stregone. No, il volo no. No, cura. No. È solo uno lo stregone, eh. Quindi se muore quello, la partita finisce subito. Quindi non deve distruggere. No. Cura. No, ok. Ok. Difese neutralizzate. Pericolo 0%. No, pericolo 100%. Pericolo 100%. 12 secondi. Prendi l'elisir, mi serve quello per fare le prossime truppe. Ah, ok. Prendi un po' di risorse. Le ultime risorse prendi. E finito l'attacco. Quella assolutamente non è la viola. Ah, mi sa che è arrivata la viola, la mia amica. Andiamo a vedere se c'è. Anche anche risorse in tesoreria. Buono. E cavolo, un rametto. Ah, una per. Ah, cavolo. La viola sta facendo la doccia. Ma buon salve, viola. Ok, lì che si sta asciugando i capelli. Poi si veste e poi può venire a giocare. Dai, facciamo queste truppe. Allora, uso questo o questo? Beh, tanto ormai la sfida è finita. Tanto ormai è finito qua. Quindi possiamo anche andare. Non modificare. Addestriamo questi. Questo coso è ancora più potente. È arrivata la mamma, mia mamma è arrivata. Può ben che mai. Tic. No, mi preparo anche subito la truppa per dopo. Andiamo subito nel secondo villaggio. Mentre appena mia mamma scenderà dalla macchina. Io ora subito incontro. Andiamo nel secondo villaggio. E mi metto a sotto. Mamma, ciao! Sto facendo video! Andiamo dove? Non ne ho idea, ma la sto facendo. Si sta asciugando i capelli. In caso che si asciuga i capelli. Dopo quando parti, chiara, eh? Lo so, l'ho appena salutata. Nel bagno. Ma dov'è col campo? È in. Allora, a sinistra, in fondo. In fondo, a sinistra. Sì, esatto. Ok, noi continuiamo qui. Voi dovete morire. Continuiamo. Tec. Ah, ma qui invece abbiamo la gang di Wannavana. La ramificata non funziona. No. No. Com'è la console? Non funziona, no. Cazzo nero.
Per vedere se si fa accarezzare. E li cercavo per il gatto. Io adoro i gatti. Io ho un debole per i gatti. Ah, oh, no. Ma che bel gattone carino. Oh, un debole per i gatti, no. Non sta andando da Ivan. Vabbè. Andrà da Ivan. Vai, dopo il cannone, vai! Boom, boom, boom! Ah, se non l'avete notato, io nell'altro nel villaggio, c'ho l'altro, nel villaggio normale, ho il doppio cannone, a livello 7! Ok, col cannone normale a livello 7, il secondo villaggio, il capomastro disponibile, e un cannone, e un doppio cannone nel villaggio del costruttore a livello 4. Potete fare il doppio cannone nel villaggio normale, però il cannone normale deve essere a 7, altrimenti non potete fare nulla. Guardate un po', doppio cannone, possiamo trasformare in un cannone singolo quando vogliamo, quando ci pare piace, semplicemente cliccando un pulsante, che non è questo, questo si fa solo vedere. Potenziamolo all'8, all'8 dovrà essere una bestia, e che spara 4 colpi di fila e ogni colpo fa 37 di danno a livello 7, a livello 8 farà molto di più. Quindi col doppio cannone in costruzione e tutti i villaggi pronti all'uso, da Raffaele, out!